Stagione balneare al via, gli stabilimenti sono già aperti e fruibili, dal 1° giugno si potrà fare il bagno, poiché arriveranno sulle spiagge anche i bagnini, e già dal 29 maggio riapriranno le spiagge libere. Dal 1° giugno dal 6 settembre gli stabilimenti balneari devono garantire il salvataggio. Quindi dal 1° giugno si può andare al mare e farsi il bagno, perché in teoria anche adesso passeggiando, cioè sul mare si può passeggiare, non si può fare il bagno perché manca il salvataggio. Persiste il rischio di privatizzazione delle spiagge libere, poiché nell'ordinanza regionale si apre alla possibilità di darne parte ai balneatori, così da poter recuperare la diminuzione dei ricavi a causa del Covid. L'assessore Febbo rimarca che l'ultima parola sarà dei comuni, ma comunque non dovrebbe essere necessario ricorrere a questa misura estrema. So che insomma, una parte della perdita, siccome si sono un pochino allargati verso le strutture sportive, per cui grosse perdite gli stabilimenti non ne avranno, quindi diciamo che la perdita complessiva viaggia intorno al 10, massimo 15%, quindi l'esigenza anche di allargarsi, eccetera, non credo che ci sia. Intanto molti cittadini lamentano che i balneatori hanno aumentato le tariffe dell'estate, un rincaro che secondo Febbo è ingiustificato. Io sono contrario anche agli aumenti minimi. Abbiamo un sistema economico che da questa situazione esce mal ridotto, purtroppo. Abbiamo migliaia e migliaia di famiglie che non ancora ricevono alcun sussidio da parte del governo. Abbiamo migliaia di lavoratori che forse rischiano di perdere il posto di lavoro, sono sotto cassa integrazione. Quindi noi dobbiamo cercare di contenere il più possibile, di garantire a tutti di fare le vacanze, di stare in famiglia. E non possiamo permettere di fare aumenti ingiustificati.